L'immigrazione è fuori dalla cronaca e dentro alle scuole. Cosa ne pensano i ragazzi del fenomeno migratorio? Per quale motivo così tante persone cambiano paese? Per parlare di questo tema più che mai attuale, all'Istituto Professionale Cattaneo dell'Edda è stato organizzato un laboratorio che ha coinvolto una trentina di studenti delle classi terze e quarte. Strutturato come un dialogo tra ragazzi ed esperti, questa mattina a scuola erano presenti i rappresentanti delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Abbiamo provato più che altro, diciamo, a confrontarci con i ragazzi per dare loro una chiave di lettura reale, diciamo, attraverso, delle proposte di un'analisi oggettiva da parte di alcuni esperti. Abbiamo il dottor Andrea Stuppini, che è un esperto della regione, ma soprattutto abbiamo voluto portare l'esperienza di due delegati sindacali di colore, che ovviamente sono dei migranti e quindi hanno fatto un percorso, diciamo, in Italia e che gli hanno, diciamo, dato una immagine reale di quello che è il tema del l'immigrazione. Per fortuna sono venuto qua con un visto per studio, sono venuto in Italia per studiare e poi dopo li ho raccontati negli anni 97 quando ero lì in Sicilia a studiare, soprattutto con gli anziani che mi toccavano la pelle per vedere se si sporcavano e mi chiedevano anche delle informazioni sul Senegal perché per loro l'Africa è un paese, non è neanche un continente, la mancanza della conoscenza, la mancanza di comunicazione, perché la comunicazione è anche una cosa molto importante, perché non sapersi comunicare con l'altro è un freno sempre dell'integrazione. Storie di viaggi e esperienze migratorie sono state raccontate anche dagli stessi studenti immigrati, in chiusura di una serie di interventi che non hanno mancato di parlare della situazione attuale del nostro paese. Le persone vengono soccorse in mare e poi una volta a terra non usufruiscono delle dovute reti protettive che possano favorire una loro interazione sana col territorio. Allora nasce questo sentimento di insicurezza percepita.